Grazie Presidente, colleghi senatori, onorevole Governo. Beh, ormai non mi meraviglio più di niente, non vi nascondo che non mi illudo più, però non ho perso la speranza. La speranza di ascoltare dai banchi delle opposizioni delle proposte. È vero, la critica è il sale della politica. Però quando la critica è costruttiva probabilmente può essere anche utile alla causa. Quando la critica invece è puramente strumentale, purtroppo non serve assolutamente a niente. Beh, ho sentito dire che il governo scopre adesso queste necessità, e proprio perché non le scopre adesso queste necessità si adopera, e si adopera con una certa celerità, perché purtroppo i temi che stiamo affrontando stasera sono temi atavici, sono problemi atavici che vengono da lontano e che se solo si fosse pensato nel recente passato di affrontarli probabilmente oggi non saremmo stati qui a parlarne. Uno dei primi decreti che abbiamo approvato, lo ricordava prima il collega Berrino, è stato proprio il decreto rave. Ma col decreto rave noi non volevamo bannare la musica, non volevamo dire no alla musica, volevamo cercare di disciplinare l'organizzazione della musica, ma principalmente volevamo trasmettere un messaggio a voi, volevamo farvi capire che la musica è cambiata, cari signori, e dovreste cercare di farvene una ragione. Perché si continua a parlare di urgenza? Molto probabilmente abbiamo un concetto diverso di urgenza. Voi l'urgenza la paragonate solo ed esclusivamente alla fretta, noi invece no. Noi l'urgenza la paragoniamo all'operatività, al fare, alla risoluzione dei problemi. E beh, ce lo ha detto in questi giorni in audizione, un esempio eclatante, ce l'ha detto Don Patriciello, che in audizione ha detto: beh, dopo quello che è successo, dei miei amici mi hanno consigliato, scrivi anche al Presidente del Consiglio. Ma io ho scritto a tutti negli anni, ho detto, ho scritto addirittura al segretario del Papa, ma non ho avuto mai risposte. E poi lui stesso ammette che dopo un mese arriva a Caivano il Presidente del Consiglio, i ministri, il governo nella sua interezza, il capo della polizia, e dopo qualche giorno le ruspe. Questa è il nostro modo di operare, l'operatività per risolvere i problemi, perché noi apparteniamo al governo del fare. La differenza è sostanziale, e proprio perché apparteniamo al governo del fare vogliamo fare, e lo facciamo con una certa urgenza. E poi i temi di oggi, le intercettazioni. Beh, nei mesi scorsi siamo stati accusati, o meglio il governo è stato accusato, che voleva eliminare le intercettazioni, una bufala, che voleva favorire le mafie, una bufala. Oggi invece ci accusate perché le intercettazioni vengono estese. Allora, cari signori, vi do un consiglio: cercate di fare pace con voi stessi, perché probabilmente ancora avete le idee un pochettino confuse. Come si può criticare nel momento in cui avvengono le aggressioni nelle strutture penitenziarie? Ci preoccupiamo, esprimiamo solidarietà, oggi andiamo a prevedere un aumento delle dirigenze da poter assegnare alle strutture penitenziarie, e beh, c'è l'urgenza, non abbiamo avuto il tempo di leggere. Ma cosa? Aumentare il numero dei direttori delle strutture carcerarie avrebbe bisogno di tanto tempo per valutare quello che andiamo a fare. Così come servirebbe ancora tempo per abolire l'isolamento previsto dal periodo Covid? Non possiamo continuare a tenere l'isolamento previsto. E il recupero delle tossicodipendenze? Ci preoccupiamo di andare a trovare dei fondi da destinare al recupero delle tossicodipendenze, e invece purtroppo ci vorrebbe tanto tempo per leggere e per poter poi determinarsi. Guardate, è vero, questa è la mia prima esperienza, però prima di adesso ho fatto l'amministratore a più livelli. È un mio modus operandi. Ci avete accusato che siamo arrivati in fretta, un decreto approvato il 9 agosto alla Camera che scade il 9 ottobre qui al Senato,
e solo ieri è arrivato. Ma cari amici, uno che deve svolgere il proprio ruolo per senso di responsabilità, così come ho fatto io, quando il 9 agosto è stata approvata alla Camera, mi sono preoccupato di reperire la documentazione, studiarla e poter arrivare oggi preparato in aula senza aspettare il time out di ieri, quando è stato incardinato in commissione il provvedimento. E allora ecco perché parlo di critiche strumentali. Mi sarebbe invece piaciuto confrontarmi sul merito delle questioni. In questi ultimi tempi, nel mese di agosto, abbiamo assistito purtroppo a quello che è successo in Sicilia e in Sardegna, addirittura gente che era andata a passare le proprie vacanze è stata evacuata da strutture turistiche per via degli incendi. E allora lì mi sarei aspettato, nel merito, di sapere cosa avreste fatto, cosa avreste voluto fare al posto nostro, cosa ci avreste proposto. Assolutamente, assolutamente niente. Io invece parto dal commissario della Protezione Civile, il quale distingue in due fasi l'attività di prevenzione degli incendi e parla di repressione e di prevenzione. Beh, oggi ci stiamo preoccupando della repressione. Beh, ma voi pensate che a noi tutti l'aumento eventuale di un ulteriore anno di reclusione ci dia tanta, tanta soddisfazione? No, invece noi siamo soddisfatti perché oltre a questo sono state inasprite altre pene, del tipo che chi naturalmente commette una colpa, un danno, un reato del genere deve essere estinto dal lavoro pubblico e deve essere anche interdetto da eventuali incarichi. Così come io avrei previsto anche delle sanzioni per le pubbliche amministrazioni, quelle pubbliche amministrazioni che perdono tempo, spesso non lo fanno, l'aggiornamento del catasto dei suoli attraversati dagli incendi, attraverso il quale poi scattano i vincoli di inedificabilità, che potrebbe essere una causa degli incendi, così come scattano i vincoli e l'inibizione al pascolo, che potrebbe essere anche questa una causa. E poi ci meravigliamo degli anni che vengono previsti, ma proviamo a immaginare che cosa comporta l'incendio di un bosco piuttosto che di una foresta. Beh, oltre al danno che si fa, c'è un danno ambientale, c'è un danno alla salute, c'è un danno paesaggistico, c'è un danno alla collettività. Boschi all'interno dei quali sono presenti dei percorsi, dei sentieri per mountain bike, per trekking, che naturalmente vengono distrutti. E se noi mettessimo insieme tutti questi danni, probabilmente la pena sarebbe insufficiente. E sarebbe opportuno, dopo aver parlato della repressione, parlare anche della prevenzione, una prevenzione che sicuramente ne parleremo, così come abbiamo fatto quando abbiamo affrontato il problema dei torrenti per il dissesto idrogeologico, anche perché gli incendi poi sono quelli che provocano e procurano il dissesto idrogeologico. Noi periodicamente dovremmo fare l'aggiornamento di un testo coordinato che attualmente vige per quanto riguarda la prevenzione incendi, e lì faremo le dovute proposte con la speranza di cercare di migliorare. Così come io mi permetto di proporre che quello che stiamo approvando oggi in tema di sanzioni venisse ben pubblicizzato anche attraverso le televisioni, perché noi dobbiamo inculcare il pericolo nel quale si incorre, le responsabilità e quindi le sanzioni, fare anche delle pubblicità attraverso manifesti murali, perché la gente in qualche modo deve essere terrorizzata. Così sono sicuro che molto probabilmente prima di fare un'azione del genere ci pensa non una volta, ma forse anche due. E allora mi sarebbe piaciuto, così come lo ha confermato il commissario della Protezione Civile, io ne vado fiero, vado a concludere Presidente, sono orgoglioso dell'iniziativa che è stata intrapresa dalla Giunta regionale della Calabria, dal Presidente della Giunta regionale della Calabria, che quest'anno attraverso 20 droni è riuscito a ridurre del 50% gli incendi rispetto al 2022, si sono triplicate le persone intercettate, sono state denunciate e sono state anche arrestate. Allora mi sarebbe piaciuto, questo per dire che mi sarebbe piaciuto effettivamente ascoltare delle proposte a tutti questi provvedimenti fatti da noi. E allora, proprio perché noi siamo a sostegno del governo del fare,
confermo la volontà del gruppo di Fratelli d'Italia a votare favorevolmente la fiducia al governo. Grazie.